all'indomani della conquista della seconda storica finale scudetto della storia della Dinamo Banco di Sardegna, le parole a caldo pronunciate da coach Gianmarco Pozzecco sono ancora più dolci. Ieri sera, nel post partita in sala stampa, ci ha pensato il Pozzo a dare voce alle emozioni che stanno coinvolgendo e vivendo un'isola, un popolo intero. Clamorosamente felice. Sono nella pallacanestro da quando ho 4 anni. Quando mi chiedono quando hai iniziato a giocare, io rispondo sempre a chi me lo chiede: tu quando hai iniziato a camminare? Ho giocato a qualsiasi livello, ho vissuto la mia infanzia nelle palestre, perché mio padre giocava, mio fratello pure, mia madre ci seguiva, chiaramente ci portava in giro. Mio padre prima giocava, poi allenava, quindi diciamo che ho visto la pallacanestro negli anni 80, 90, fine anni 70, 2000. Ho visto tutte le partite che ho potuto vedere in televisione, le ho viste, ma non ho mai visto una cosa del genere. Non dico che non sia mai esistita una cosa del genere, perché non ho visto tutto. Ma io in 42 anni non ho mai visto una squadra del genere. Mai. Mai, non ho mai visto un qualcosa del neanche, forse, ma neanche di simile. Ribadisco, siamo riusciti a così a scrivere una pagina della storia di questo sport, proprio perché abbiamo giocato contro Milano e proprio perché Milano ha giocato quasi come noi. Quando vivi una cosa del genere lo puoi vivere solo in determinati posti, secondo me. Non è possibile viverlo da nessun'altra parte, o deve essere un posto simile a questo. È tutto surreale. Non dovrei farlo, però insomma questi ragazzi mi regalano anche queste soddisfazioni, queste gratificazioni. Avevo dichiarato prima della sfida che non partevamo sfavoriti. Oggi non sono qui a fare il fenomeno, a dire che eravamo favoriti, ma semplicemente non essere sfavoriti vuol dire partire quantomeno alla pari, che è quello che io pensavo. Ma i miei ragazzi mi hanno ulteriormente stupito, perché non pensavo mai di vincere 3-0. Non avrei firmato l'1-1. Sapevo che avremmo potuto vincere anche due partite a Milano, ma questa secondo me ha dell'incredibile. Questa partita è stata... Tanti di voi capiscono pallacanestro forse anche più di me, però vi posso garantire che la sensazione che ho vissuto oggi erano giuste, cioè sapevo che questa partita sarebbe stata terrificante, lo è stata a livello di dispendio di energie da parte dei miei ragazzi, che non avrei voluto dare una mano a loro, ma insomma non lo so, facendogli la respirazione bocca a bocca, piuttosto che, io non so veramente dove questi ragazzi tirino fuori le energie, da Jack Woolley, ma a tutti Carter, Tyrus, anche quei 4 minuti, c'ha una voglia di giocare che è qualcosa di... Ribadisco, faccio complimenti a Milano, ha giocato una serie intensissima, ha trovato di fronte una squadra di 12 leoni, uomini veri. Sai, quando una squadra ha gli attributi che hanno questi ragazzi, in quel momento lì poi si vedono. In quel momento lì poi si vedono. Devo ringraziare questa volta, so che Stefano non sarà contento, ma devo ringraziare Sardara, perché è quello che mi ha portato qui e mi ha dato la possibilità di vivere queste emozioni pazzesche. Devo ringraziare tutti quelli che ci stanno intorno quotidianamente, da Sergio a tutti. Anche oggi Boccolini e il suo staff. Boccolino è
Bocorino e il suo staff hanno dimostrato ancora una volta di aver fatto un lavoro straordinario. È chiaramente pubblico, per oggi è una bolgia, è una bolgia. In chiusura di analisi in conferenza stampa, il tecnico bianco-blu ha però predicato calma, perché il cammino dei giganti non è ancora finito e si prepara ad affrontare la finale. Oggi vincere davanti a Andrea Meneghin e Sandro De Paul per me è qualcosa di incredibile. So che non abbiamo ancora vinto niente, ragazzi, per l'amor del cielo, però questa è una cosa epica, leggendaria, che rimarrà indipendentemente da come andrà la finale. Ma penso che tutti abbiano tifato per noi, forse addirittura anche i milanesi. Dopo 22 serie playoff vinte, ieri sera al Palasera di Migni si è fermata la striscia vittoriosa di coach Simone Pianigiani. Ecco il commento a caldo del tecnico senese ieri sera in sala stampa. Poi niente, complimenti a Sassari prima di tutto, ha giocato e sta giocando molto bene, con grande spirito e con grande qualità. Niente, poi credo che sia doveroso da parte mia per tutta la squadra ringraziare sia il presidente Prodi che il signor Armani per come ci hanno permesso di lavorare al meglio per tutta la stagione. È stata una stagione logorante per noi, difficile, dove non siamo mai stati la squadra che avevamo pensato d'estate, ma abbiamo combattuto dovunque, su tutti i fronti, il primo posto in regular season in campionato, in Eurolega abbiamo giocato fino agli ultimi due minuti dell'ultima partita per i playoff, e questo probabilmente con anche quello che è successo dopo l'Eurolega ci ha fatto arrivare qui non al meglio, era evidente, insomma non solo non al meglio ma con molti problemi, abbiamo trovato la squadra più in forma e ciò nonostante insomma, due partite supplementari, due partite anche tre perché è stata punto a punto anche la gara 1, ma insomma di queste due avevamo di fatto uno, bastava far fallo, oggi potevamo sfruttare meglio la situazione di vantaggio e di avere la palla in mano per un tiro che poteva darci un vantaggio definitivo anche oggi. È chiaro che nei due supplementari delle due partite si è vista la differenza di condizioni e poi di roster, nel senso che noi avevamo in tutti e due i supplementari i lunghi fuori per 5 falli ed anche oggi Tarceschi ha un plus minus positivo, con in campo lui il discorso cambia, come in tutta la stagione, come l'altra serie che ha giocato 13 minuti. Quindi è chiaro che ci sono dettagli che ci possono far avere dei rimpianti, ma lo sport lo devi accettare, che a volte per dei dettagli la vittoria vada da un'altra parte. Questi dettagli devono far avere spirito ai miei giocatori per cercare di limarli, sperando in un loro futuro dove ci siano meno problemi dal punto di vista fisico, perché questa è un'annata dove veramente è successo di tutto, però ripeto anche oggi quel non mollare in questa atmosfera qua, dopo che ci mancava sempre un niente per recuperare e riavvicinarsi, abbiamo tenuti a 15 punti in casa nell'ultimo quarto, siamo arrivati per andare avanti, cioè questa squadra come ha fatto in Eurolega giocandosela dovunque ha mostrato spirito, chi era infortunato e non doveva giocare o non doveva giocare o non poteva due partite consecutive lo ha voluto fare ed era giusto spingere per creare questo tipo di mentalità, e quindi da quello io devo prendere in un giorno in cui c'è ovviamente amarezza per tutto il gruppo di lavoro tutto l'anno, dove poi non ci sono rimasti trofei eccetto la Supercoppa, però un passo l'abbiamo fatto in Europa e credo che sia un gruppo che ha dimostrato che può avere una spina dorsale per dare continuità, e questo era importante perché, ripeto, al completo abbiamo dimostrato tante cose, anzi al completo non siamo quasi mai stati, però all'inizio sì, e abbiamo dimostrato che se ci fossimo stati tutti abbiamo grandi margini per essere ancora più forti. Comunque oggi, ripeto, è stata un'altra bella partita di pallacanestro. E degli arbitri non parlo perché non voglio essere squalificato.
È stato un vero gladiatore in area, ha combattuto senza sosta nelle tre sfide con l'Olimpia Milano ed è stato protagonista dell'accesissimo duello con Tarceschi. Ieri sera Jack Cooley ha scritto 20 punti, 6 rimbalzi e 7 falli subiti, portando la sua media playoff a 13.8 e 6.8 rimbalzi a gara. Ecco il suo commento raggiante in sala stampa. I mean, it's our team is incredible. I just want to throw it out there how blessed I am to play with three just so many amazing players, but to specifically call out the performances of Jamie and Deshaun and Rashawn, I mean, I'm in our entire team, I'm so proud of how we played, and I can't say any more about how great my teammates are, and I'm so proud of everybody out there today. In realtà non c'è molto da dire, sono incredibilmente orgoglioso di quello che abbiamo fatto, di questa incredibile gara 3 che abbiamo disputato. I numeri parlano da soli, ma credo che abbiate visto tutti in campo le incredibili prestazioni di Jamie, di Deshaun, per dirne due. Sono felicissimo, veramente c'è poco da aggiungere. L'abbiamo portata a casa e adesso ci prepariamo a disputare la finale. Yeah, I mean, I think this is the best team I've ever played on. In Europe, and I've played in the EuroLeague, I've played on some really good teams, and the confidence we have right now, we can beat anybody, and we just beat Milan 3-0, so I'm really excited to see what this team can do. We get some days of rest, which is good, and I think that whatever team we play in the finals is in for a lot of work. Questa è sicuramente la migliore squadra con cui io abbia mai giocato in Europa e non ho mai giocato in una squadra con questa fiducia, con questa serenità e in questo stato di grazia in cui siamo possiamo vincere veramente contro chiunque, quindi chiunque affronteremo saremo pronti ad affrontarli e abbiamo battuto Milano 3-0, non credo ci sia molto da aggiungere. Adesso ci prendiamo qualche giorno di riposo e poi torniamo in palestra e prepariamo questa finale. We're very happy. We're very happy, and we're proud of what we did. I mean, we're playing very well, and we honestly love each other all, and I think that's what helps make us play so well is we care about each other. I mean, after this, we're all going to go eat dinner together. We're all going to hang out, and I think that's what helps separate us from other teams is just how much we care about each other. And I think that shows on the court. I mean, no other team gets as excited to play with each other as we do. And that's how the locker room was. We were so excited for each other instead of ourselves. And that's why we win. Vi posso dire che siamo molto felici di aver vinto e molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Credo che la chiave di questo gruppo sia il fatto che noi ci vogliamo veramente bene, teniamo moltissimo l'uno all'altro, siamo sinceramente felici l'uno per l'altra, per le prestazioni che fa in campo e questa è la chiave. Diciamo che quello che è successo negli spogliatoi è un po' il simbolo di questo affetto che abbiamo. Noi passiamo tantissimo tempo insieme, ci piace stare insieme, non ci sentiamo obbligati, ceniamo insieme e questo fa veramente la differenza e credo che ognuno di voi possa vedere questa chimica speciale sul campo. I mean, I love the fans. I have 200 messages on my phone from Instagram. It's unbelievable. And these fans, I can't thank them enough. I mean, they come out, they cheer from 45 minutes before the game. They go crazy. And I'm so thankful for how much they cheer. And I mean, I appreciate it. And when I go to the center, they ask to take pictures, and I love it. They're such good people, and they're always so polite. And it's just, I'm very grateful to have such good fans behind us. And they help us. I mean, we don't win 22 games in a row without such good fans. So I'm so thankful of them. L'affetto qua è incredibile. Io prima guardavo il mio cellulare e ho 2000 messaggi solo su Instagram di fans impazziti che mi si complimentano e che tifano per noi. Stento a crederlo, qua veramente l'atmosfera è pazzesca, la gente arriva 45 minuti prima della partita, non smette per un secondo di urlare e sono parte integrante di questa striscia di vittorie perché non avremmo mai vinto 21 partite senza il grande aiuto che ci danno loro. Sono veramente grato per questo pubblico e per questi tifosi che fanno la differenza e sono parte di questo successo. At this point, I mean, whoever just shows up, I want to play against. I mean, both teams are great, but I hope they play each other 5 times and then they play us. So
whoever wins after that. In realtà a questo punto non mi interessa chi incontreremo, anche perché sia Venezia che Cremona sono delle ottime squadre. Venezia l'abbiamo già incontrata diverse volte, quindi forse mi farebbe più piacere incontrarla, però non importa. E in chiusura una piccola parentesi che ha coinvolto il centro americano e ha raccontato della sua immensa passione per il cibo italiano. Sì, secondo me. You think I'm too slim? Sei proprio sicuro di vedermi deperito? Hey, you, thank you. Hey, you. I like you. Okay, that's good, because I... Qual è il suo piatto preferito? Which is your favorite food here in Sardegna? What's my favorite food? I mean, pasta. I mean, it's Italy. I mean, come on, man. Dai, siamo in Italia. Mi sembra chiaro che mi piaccia molto la pasta, moltissimo, in qualsiasi modo. I mean, the food here is incredible. It's so hard for me to not be this big, so, you know, I'm trying my best. Thank you. È molto difficile per me non ingrassare, quindi grazie per questo complimento, ma io amo veramente tutto il cibo, qua si mangia benissimo.